Ciao, benvenuti a Late Tech Show. Che cos'è Late Tech Show? Late Tech Show è questa trasmissione sui social che vuole raccontare il mondo della tecnologia in questo momento. Insomma, ci saranno tanti argomenti, tanti ospiti, la puntata è come al solito lunga, vedrete poi sui social anche degli spezzoni, insomma, ci saranno vari modi per rimanere in contatto, non voglio dilungarmi particolarmente, però fatemi sapere che cosa ne pensate e assolutamente mandatemi, insomma, commenti, condividete, fate quello che, insomma, vi piace fare, se vi piace fare, ovviamente. Partiamo subito con un piccolo spezzone video. Piccolo spezzone video perché la tecnologia sta aiutando molto in questa fase, insomma, in cui siamo preoccupati dal coronavirus e mi sto riferendo ai due ragazzi che hanno creato con le valvole stampanti, con le valvole stampate in 3D, che permettono appunto di respirare, no? Perché sono dei pezzi di ricambio. E prendiamo un piccolo spezzone, non li ho intervistati, ho rubato questo piccolo video di Fracassi Romaioli. È una valvola Venturi, praticamente all'interno di questo tubo o a volte anche all'interno di questo entra ossigeno puro attraverso questi fori che vedete sul lato. C'è uno scambio di c'è una miscelazione tra aria e ossigeno e qui all'esterno, qui nella parte bassa, viene agganciato un tubo che poi è collegato alla maschera. Sono stati realizzati con una tecnologia a polvere, cioè noi il primo prototipo l'abbiamo realizzato a filamento per validarne le geometrie, però quello a filamento ha una rugosità che non permette al valvola Venturi di miscelare correttamente l'ossigeno e l'aria perché si creano delle turbolenze all'interno della valvola che non ne permettono un corretto funzionamento. Inoltre, all'interno ci sono c'è un piccolo foro di diametro 0,6-0,8 mm che con le macchine, anche le più avanzate, è molto difficile da riuscire a ottenere. Ed inoltre questo foro deve avere una perfetta circolarità. Questo ne complica notevolmente la produzione e anche noi abbiamo deciso di adottare delle accortezze e di riprendere il foro a mano attraverso una mini fresa meccanica per ottenere una perfetta circolarità e ottenere un flusso il più laminare possibile. Bene, quindi la tecnologia dà una mano, per fortuna, e soprattutto l'estero italiano, insomma, è molto utile. Ma voltiamo pagina. Rimaniamo sempre nel 3D, ma in questo caso parliamo di modellazione, o meglio, di presentazione di modelli. E in questo caso abbiamo, due rappresentanti di Shin Software che insomma, ci racconteranno la loro storia, vediamo se sono in collegamento. Emanuele e Stefano, ci siete? Voi avete creato una soluzione per partire dai modelli 3D e portarli sui vari dispositivi. È corretto? L'aspetto interessante, durante sviluppando e proponendo questa tecnologia, che è stata poi successivamente avallata da Amazon AWS, perché la soluzione è una soluzione cloud, tanto da diventare prima Advanced Technology Partner di Amazon e poi ottenere a agosto dell'anno scorso la Industrial Software Competency, un riconoscimento per il settore industriale che possono contare tre aziende in Italia e massimo una trentina nel mondo, quindi è una cosa di cui siamo particolarmente fieri. L'aspetto interessante dov'è? Che ci siamo accorti che questa tecnologia, già agli albori, è una tecnologia. Perfetto, ma spiegatemi bene chi siete e cosa fate. Shin Software è un'azienda specializzata nella visualizzazione del dato 3D che affonda le proprie radici nel mondo del gaming. E qual è l'aspetto più importante che vedete, insomma, che è il riscontro della vostra soluzione? Utilizzata perché si va a entrare in un processo aziendale, può essere integrata a monte nel reparto R&D, quindi per la prototipazione, per la, diciamo così, la validazione dei modelli a livelli di prototipia, ancora prima di creare la cosiddetta machete fisica, no? Certo. Poi può diventare, come stavamo vedendo prima, quella della macchina del caffè, un configuratore di prodotto dove ognuno può selezionare le varie opzioni e configurare appunto il prodotto desiderato, e qui rientra nello specifico nelle attività di marketing e poi vendite.
può diventare una, così come è stato fatto per alcuni clienti, una sorta di order entry digitale per semplificare tutte le procedure del punto vendita. Qui andiamo puramente nel sales, ma può essere anche, si possono creare dei manuali e delle procedure guidate, delle procedure virtuali, e qui andiamo in tutta quella che è l'attività post sales, quindi gli interventi e la manutenzione post vendita, ma anche quella che è tutta l'attività di training del personale. Quindi per questo, e qui andiamo nell'HR. Ripeto, è una tecnologia che davvero diventa a questo punto trasversale all'interno dell'azienda. La cosa di cui c'è bisogno però è il modello 3D, perché noi abbiamo una tecnologia in grado di acquisire i modelli 3D che sono specifici, sono propri di fatto il patrimonio delle aziende, soprattutto manifatturiere, e da lì portare e generare una serie di esperienze che sono, trattandosi di procedure cloud, quindi di un sistema che utilizza come distribuzione e archivio dei contenuti il cloud, generare delle esperienze che sono multipiattaforma e multi-device. L'aspetto furbo dov'è? Che tutte queste configurazioni che vengono realizzate in tempo reale, per cui si parla davvero del real-time 3D ad alta definizione, per garantire la fruibilità in diversi dispositivi, quindi dal desktop super performante all'iPad Pro, allo smartphone, l'iPhone 7 piuttosto che Android, il sistema, una volta quando acquisisce le risorse, già crea in modo del tutto automatico dei subset in modo tale da massimizzare l'esperienza, quindi la performance del dispositivo stesso. Ovviamente ho detto che è multi-device non soltanto da un punto di vista dell'esecuzione, della riproducibilità dell'esperienza, ma anche della tipologia di piattaforma stessa, perché lo stesso contenuto una volta creato è già disponibile ed è fruibile in web tramite iframe embedded, è disponibile per modalità e visioni in monitor touchscreen, quindi con visori standalone che non richiedono, è possibile scaricarsi in locale l'esperienza, quindi non richiedono connessioni, è possibile fruire l'esperienza in realtà virtuale immersiva, il classico esempio col caschetto, o in realtà aumentata tramite tutti quei dispositivi dotati di videocamera. Ok, ma quali sono gli sbocchi poi? Infatti il tema è che questa tecnologia qui, come diceva Emanuele, parte da questo modello 3D, e noi abbiamo pensato che in un momento come questo, dove la distanza e il fatto che ci si parli da remoto perché non ci si può raggiungere, è un elemento, una grande complessità che le aziende devono imparare a gestire. Noi pensiamo che le aziende di manufacturing in primis, ma moltissime altre, partendo da un dato che hanno già in casa, che quindi è il file di progettazione, possono iniziare a superare questo limite, virtualizzando quindi i prodotti e distribuendo questi per appunto scopi commerciali, di presentazione, di manualistica, tramite appunto internet. Io ti posso far vedere la macchina del caffè di cui parlavamo prima, e sono il commerciale che non posso fare la visita, non posso portarti l'oggetto fisico. Con mente facciamo una Skype call, ti posso mostrare la versione virtuale, fare l'esploso, mostrarti caratteristiche tecniche. Questo lo puoi fare con oggetti piccoli e grandi. Quindi la virtualizzazione diventa ancora più utile, anche se non hai un problema, diciamo, fisico. Senza contare che per aiutare le aziende a vendere anche all'estero, parliamo del classico esempio dei mobili, appunto, che in Italia il mondo del furniture è un ambito molto importante, quando tu hai creato il tuo catalogo virtuale in questo modo, utilizzando le nuove declinazioni della tecnologia, appunto la realtà aumentata, con il tuo smartphone, il tuo iPad, puoi inquadrare la nuova lampada e posizionarla direttamente sulla tua scrivania o mettere un divano nel salotto. E questo azzera la distanza tra l'azienda e il consumatore finale. Con un sistema. Mi piace molto questa versatilità che siete riusciti a costruire, no? Chi vi sta cercando in questo momento?
Allora, in questo momento abbiamo richieste da aziende che si trovano smarrite dal fatto che non ci sono più le fiere. Stiamo supportando aziende che fanno packaging cosmetico, come aziende che fanno appunto mobili, perché il salone del mobile appunto è stato rimandato e chissà cosa succederà. Si alterà molto probabilmente, purtroppo. E questo appunto è un bel problema, è solo che hanno lì i prodotti da mostrare, l'innovazione da portare sul mercato. Quindi in questo momento abbiamo questo tipo di richiesta. Tendenzialmente sta arrivando da aziende grandi. Quello che invece il messaggio che vogliamo dare noi, aziende un po' più piccole possono avere accesso a questo tipo di tecnologia. Perché se tu sei anche una carpenteria meccanica che hai i tuoi file card di progettazione e non sei IKEA, puoi utilizzare oggi uno strumento assolutamente versatile e alla portata di tutti, anche dal punto di vista del, diciamo, dei corsi di gestione. Questo è un po' il messaggio che vogliamo dare. Perfetto. Grazie mille Emanuele e Stefano, la connessione insomma è andata e niente, voltiamo pagina. Voltiamo pagina e andiamo ad incontrare Luba Manolova, che si occupa per Microsoft di tutto ciò che riguarda Teams, che è l'applicazione per la comunicazione, che ha annunciato tutta una serie di novità. Sì, abbiamo avuto una crescita molto importante dell'utilizzo di Teams nelle ultime 3 settimane, soprattutto da quando, anzi 4 ormai, da quando l'Italia pian piano si è spostata sul lavoro remoto. Io sempre dico che spesso e volentieri fino ad oggi parlavamo di un lavoro digital, no? Un mix di esperienza fisica e digitale. Adesso stiamo passando ad una fully digital experience, quindi con una ampia, diciamo, modifica nel modo in cui lavoriamo, interagiamo, socializziamo. Quindi cambiano anche le fondamenta, proprio il proprio modo di lavorare. Negli ultimi 3 anni dal lancio di Teams, noi comunque è stato per noi un periodo veramente spettacolare, dove abbiamo visto anche tantissime realtà pubbliche e private, di dimensioni grandi ma anche piccole, in qualche modo di spostarsi e abbracciare un nuovo modo di lavorare. L'emergenza in qualche modo ha spinto un'accelerazione molto forte. E come dicevo, inizialmente l'abbiamo vissuta in Italia, che adesso si sta propagando nel mondo. E tanto è vero che abbiamo dovuto anche aumentare la capacity in tempi molto molto brevi, e già nelle prossime settimane prevediamo un incremento anche incremento nella capacità dei nostri data center, che è per 60 rispetto a quello che avevamo magari, certo, qualche mese fa. Quindi parliamo di impatti veramente importanti, ma soprattutto, ecco, è molto interessante il cambio nel comportamento, no? Come dicevo, stiamo vivendo un periodo di fully digital forzato, dove di fatto lo spazio diventa sempre più limitato, perché adesso siamo chiusi a casa. Il tempo invece diventa una variabile molto interessante, perché di fatto va gestito al meglio. E per noi è proprio il concetto: è come posso svolgere il mio lavoro in maniera efficiente, efficace, e raggiungere il risultato, l'obiettivo in minor tempo possibile. Io aggiungo anche magari bilanciando la vita professionale personale, no? Nei migliori dei modi. Come sta andando Teams? E nel frattempo insomma ho indossato le cuffie perché non sempre funziona. E le novità di Teams quali sono?
Sicuramente nell'ultimo periodo, dopo l'inserimento massivo di tutto quello che è intelligenza artificiale, no? Che ormai i nostri clienti conoscono, tra l'altro faccio una parentesi, ormai sono 44 milioni i clienti che utilizzano Teams ogni giorno. Negli annunci che abbiamo fatto proprio, perché questa settimana Teams ha compiuto 3 anni, sono stati da una parte la funzionalità di eliminazione del rumore. Spesso e volentieri noi magari ci capita di lavorare in un posto molto rumoroso, piuttosto siamo una caffetteria, piuttosto che siamo all'aeroporto, che spesso succede visto che siamo sempre più flessibili, agili e on the go quando svolgiamo le nostre attività e portiamo avanti il nostro lavoro. È molto importante avere una funzionalità che sempre si basa sui servizi cognitivi di Azure, che di fatto elimina il rumore di fondo. Abbiamo cominciato con le immagini dietro diciamo ognuno di noi, mentre parliamo possiamo anche scegliere o addirittura un po' sfugare. Un'altra funzionalità è quella di alzare la mano, ecco, a me è successo ultimamente, soprattutto in questo momento di lavoro forzato, tantissime delle riunioni anche piuttosto importanti in termini di partecipanti, in qualche modo è difficile sempre gestire anche dando la parola alle persone, magari uno si può perdere un commento piuttosto che un intervento, quindi abbiamo anche introdotto questa nuova modalità di segnalare, diciamo, quando si vuole fare un intervento. Poi abbiamo un'altra funzionalità che è anche pensata soprattutto per le persone di prima linea, come noi li chiamiamo first line worker, sono le persone, diciamo, nei negozi, le commesse nei negozi, piuttosto che gli operai nelle fabbriche, le persone nelle filiali, che non tutti di queste persone hanno, no, una postazione desktop. Quindi abbiamo pensato anche di integrare Teams, che tra l'altro ha una ottima applicazione mobile, Experience Mobile. Invito tutti, se non l'hanno provata, a in qualche modo a provare questa esperienza, perché è veramente molto user friendly e semplice, ma si può integrare anche con i wearable, cosiddetti real wear, quindi possono, questo consente magari di interagire tramite i wearable e fare scambiare informazioni e messaggi in maniera molto, molto veloce, utilizzando appunto un dispositivo a portata di mano. Poi abbiamo un'altra novità molto interessante, quella dell'app Microsoft Bookings, che già avevamo pensato soprattutto per le piccole e medie imprese, ma anche in realtà che per esempio avevano o hanno un e-commerce e vogliono gestire e prenotare gli appuntamenti dei clienti. Adesso l'abbiamo introdotto in Teams e questo può essere molto utile, soprattutto anche in questo periodo di emergenza, se ci pensate. Un medico di base, se ha Microsoft Bookings, che è appunto questa applicazione che è integrata, che può essere integrata in Teams, è già disponibile con alcuni piani, con Microsoft 365 per esempio, già integrata dentro, e si possono gestire per esempio le visite mediche virtuali, piuttosto si possono gestire anche appuntamenti con i clienti, pensiamo per esempio a un piccolo studio di estetisti o parrucchieri, un domani potrebbero integrare e gestire la loro clientela direttamente da Teams. Grazie Luca per tutte queste informazioni e come sempre voltiamo ancora pagina. Come Late Tech Show, insomma, sono stato un pochino travolto da richieste, insomma, vogliono parlare di qua, vogliono parlare di là, e come avete visto abbiamo parlato già molto di startup, di innovazione, però andiamo avanti in quest'ottica. E
In questi giorni ho intervistato Gabriele Ronchini di Digital Magics, che insomma di startup se ne intende, e volevo proprio capire che cosa sta succedendo alle startup in questo momento, ma poi in realtà non vale solo per le startup. Ma guarda, io ti dico, in questo momento ovviamente sono coinvolto in mille gruppi di lavoro all'interno di ogni singola startup, sai, avendone una settantina. Tu immaginati quanti consigli d'amministrazione che in questo momento stanno facendo piani, contropiani, come gestire questa emergenza. La parola d'ordine ovviamente è proteggere la cassa, ma questo vale anche per le grandi aziende, per intenderci. Però ancora di più per le startup, dove in questo momento fare aumenti di capitale nuovi è complicato, perché ovviamente in questa incertezza anche chi ha i soldi, no, difficilmente in questo momento fa cose di questo tipo, anche se vedo che un po' di realtà lo stanno facendo. Che cosa sto facendo e come stiamo cercando di dare una mano alle startup? Ovviamente con forte conoscenza di tutti, anche le relazioni che si hanno, per capire come intervenire, suggerire quali sono gli interventi giusti da fare, no? Come il tema di, per esempio, di come gestire la cassa, li abbiamo supportati sul tema di come fare le varie richieste per la moratoria delle banche, come gestire il tema delle ferie, il personale, lo smart working, l'eventualità del tema della cassa, la cassa in deroga, cioè diciamo tutti questi aspetti più squisitamente anche tecnici, che però fanno la differenza in questo momento, no? Perché poi è la tempestività delle azioni che fa la differenza. Devo anche dire che però le startup, a differenza delle altre realtà, almeno nel settore in cui operiamo noi, del digitale, il concetto dello smart working ce l'aveva già in naturale, no? Nel senso che, ribadisco, io sono in 23 consigli d'amministrazione sparsi in Italia, però non è che viaggio, no? E quindi ho sempre lavorato così e tutti sono abituati a farlo così. Diciamo che adesso invece è proprio una vera e propria forzatura. La sfida vera che sta qua nelle startup e soprattutto nei founder, ok, è che le banche, le istituzioni, tutti faranno il loro, però ci devo mettere per primo sono loro, no? Ad agire e reagire. Questo è, farà la differenza. Cioè non possiamo, come sto dicendo io, non possiamo stare in casa a aspettare che questo tsunami, no, passi, nell'illusione che il 4 aprile, il 6 aprile, il 9 aprile, il 23 maggio, cioè dobbiamo fare in modo immediatamente di immaginarci questo mondo nuovo che forzatamente è arrivato e che quindi anche in termini di business immediatamente reagire. Poi ci sono dei paradossi, cioè ci sono delle realtà che stanno andando 3 volte tanto meglio di prima. Perché? Perché magari, non so, guarda, Cuomi consegna, no, cibo a domicilio, cioè niente di meglio, no, che questa cosa, gli sta esplodendo il business, c'hanno problemi contrari. Però ci sono anche altre realtà che invece vivono delle relazioni coi clienti e in questo momento è drammatico. Quindi ci sono situazioni in cui è sparito completamente il fatturato. Ma cosa devono fare le aziende? Le azioni devono essere pratiche e implementate immediatamente. Quindi contenimento di costi, rinvio di tutte le possibilità di spese che stai immaginando, utilizzo di qualsiasi strumento che mi hai messo a disposizione in questa fase di crisi, gestione corretta della salute delle persone che lavorano in modo tale che possano lavorare da casa dandogli tutti gli strumenti, rendere partecipe tutti di questa cosa, tirare a bordo i soci, no? Non come, diciamo, elemento di relazione e non semplicemente come, no? Ma è proprio in questo momento la parola d'ordine è unire le forze, serrare i ranghi, no? Per affrontare questa cosa, che è affrontabile, ribadisco, togli l'aspetto, diciamo, squisitamente legato alla sanità, ok? Che quello è un dramma perché è un casino, quindi non ci entro neanche, gente che muore, epidemie, cioè non ci entro. Lo guardo esclusivamente dal punto di vista più squisitamente del business, che è di quello che mi occupo, ok? E ti dico, serrando bene i ranghi, gestendo bene le risorse che sono a disposizione, avendo un forte supporto come sta arrivando dalla parte governativa, non solo italiana ma anche europea, la cosa deve essere gestita. Ma cosa accadrà alle aziende? Io sono strasicuro del fatto che si sta passando da un'esasperazione dell'individualismo a un aspetto comunitario. E quindi il business deve tener conto di questo. Immaginati tutti i grandi fondi di social impact, che diventeranno ancora più significativi.
mi immagino che tutte le tematiche che riguardano, no, la questione di trovare nuovi modelli di socializzazione e di lavoro siano ulteriormente un elemento che deve essere stressato, al netto degli impatti sulla socialità, veramente al netto degli impatti della socialità. Quindi questo è un po' il tema che io vedo. Allora, se non interpreti il tuo business non tenendo conto di quello che sta succedendo, sì, magari scavalli, no, il periodo, ma poi dopo cambia. Allora, ci sono certi business che chi magari era già un po' avvantaggiato, come siamo noi, c'hanno già il computer, la webcam, a casa c'hanno la DSL e già, diciamo, ha trasformato gli incontri in video incontri. Ma il passaggio mentale non è quello lì. Il passaggio mentale è progettare il business virtualizzandolo. Ma non perché tutti staremo a casa per sempre, Zoom, come installarlo, eccetera. Quello lì, diciamo, è l'effetto che mi porto a casa dello sdoganamento del digitale. Cioè adesso il digitale è bello. E quale sarà secondo te il modello di business che uscirà da questa situazione? Beh, per quello che io dico, unire, no, le competenze, nel mio concetto serrare i ranghi, un po' militare come concetto, io non sono un militare, però il concetto di serrare i ranghi vuol dire unirsi, no? Unirsi insieme per gestire questo cambiamento. Cioè tu hai due possibilità, Gigi, secondo me, no? Come individuo e soprattutto come imprenditore e quindi come startup per a maggior ragione. O stai in casa, no? Metti le serrande, tiri giù, chiudi tutto, aspetti che l'onda passa, sperando che non sia, no, troppo grande quest'onda che ti spazzi, ok? Oppure cosa fai? Esci e cavalchi l'onda, cioè cavalchi il cambiamento, devi cavalcare il cambiamento, devi mettere a posto casa. Perché casa la devi mettere a posto, no? Perché comunque alla fine c'hai persone, situazioni, cose, non è che te ne puoi, no? Cioè sei un imprenditore, quindi la tua prima responsabilità sta qui, nel rispondere di quello che fai nei confronti delle persone che lavorano per te e con te e delle relazioni che hai col mercato, no? Però, secondo me, non è abbastanza. Cioè, c'è fuori un'onda che sta cambiando in maniera importante e chi, come noi, già vive di questo, innovazione, digitale, eccetera, no? Deve farlo. Ma in generale deve farlo. Le aziende cercheranno persone come noi, perché loro dovranno per forza utilizzare il digitale per il cambiamento. Grazie Gabriele, le tue informazioni, insomma, i tuoi consigli penso che siano utili per le startup, ma in generale per le aziende, insomma, noi parliamo di digitale, però insomma sappiamo che il problema vale un po' per tutti. Grazie, grazie mille. Voltiamo pagina e incontriamo un imprenditore che è stato manager di grandi aziende dell'information technology e che in questo momento si trova a Dubai, sta guardandosi attorno e insomma capendo cosa succede lì, ed era l'occasione proprio per capire cosa succede nel mondo della tecnologia in quella parte del mondo. Stefano, perché sei a Dubai? Interessante, è estremamente sicuro, estremamente pulito, estremamente organizzato, estremamente customer centric nel modo di affrontare qualsiasi aspetto della vita e dell'organizzazione sociale, per cui non dico che sia il paradiso, per carità, però è interessante. E cosa prevedi in questo momento? Adesso veramente è tutto difficile, non voglio sembrare troppo negativo, però non è proprio semplice poter individuare qualcosa che non sia ad esempio nell'ambito della medicina, no? Della ricerca, come il next big step che risolverebbe i problemi di tutti. Quindi cercherei magari di eliminare questa componente, anche se purtroppo sarà nostra compagna per i prossimi N mesi e non c'è molto che possiamo fare. Qui chiaramente le industrie che tirano sono le industrie dell'hospitality, praticamente moltissimo dell'intero paese e ancora di più per quanto riguarda l'Emirato di Dubai ruota intorno al turismo, e considera che loro stanno facendo hanno fatto in realtà, perché quasi tutto pronto, un investimento incredibile per Expo 2020 che ha come data di partenza il 20 ottobre, che è dopodomani in termini appunto di misurazione del tempo secondo coronavirus, no? E si aspettavano 25 milioni di visitatori, se
questo disastro dovesse continuare, l'unica soluzione possibile ovviamente è rimandarlo di un anno, con delle implicazioni nel medio ovviamente forti in ambito occupazionale. Quindi comunque il turismo è chiaramente una delle attività, con il settore dell'hospitality credo molto avanzato, molto sofisticato in tutte le sue manifestazioni, sia delle strutture alberghiere che dei servizi che vengono offerti e tutto quello che ruota attorno, diciamo, a una visione di entertainment e di anche accoglienza, no? E di ospitalità delle persone. Poi ovviamente tutti i mercati della zona, questa la zona della penisola arabica, si chiamano GCC, ci sono una specie di confederazione, comunque di riunione degli stati di questa parte del mondo, tutti stanno dando una forte accelerazione per cercare di ridurre la dipendenza dall'olio, no? Quindi ancora una volta, prima dei fattacci degli ultimi giorni, l'Arabia Saudita aveva annunciato investimenti massicci nell'ambito del turismo. Forse anche in Italia sono passati degli spot sulla televisione, facciamo vedere delle cose bellissime, e poi alla fine dicevano tutto questo è Saudi Arabia, no? Pensavi che fosse un po' Indonesia, un po' Egitto, diversi posti, e invece probabilmente il paese offre un mucchio di bellezze naturali che possono essere sfruttate. Vogliamo portare il GDP dal 3 al 10%, la contribuzione del turismo e dell'hospitality, e parlavano di 1 milione di posti di lavoro incrementali. E quindi è un altro esempio, no, di seguire un po' la via di Dubai, a trasformare questi posti come una destinazione preferenziale, soprattutto per gli europei, per gli asiatici anche, perché ovviamente gli americani sono un po' troppo lontani. E quindi anche in quest'ottica c'è grande focus sulle piccole e medie imprese, proprio perché c'è l'esigenza appunto di creare un substrato che contribuisca alla produzione di GDP, che non dipenda essenzialmente da uno o due o tre pillars, o come è stato per molti altri paesi esclusivamente l'olio, il greggio. Certo, ma se guardiamo a tutto quanto sta cambiando, perché tutto quanto sta cambiando obtorto collo, cosa potrebbe accadere ora? Qui ancora una volta le cose interessanti sono non tanto il presente, penso, ma più il futuro, no? Quello che si può fare. Credo che questo reset forzato, che tutti noi credo ci saremmo risparmiati molto volentieri, porterà a fare tonnellate di considerazioni. Banalmente stiamo tutti dipendendo dalla qualità dell'internet domestica, no? E chiaramente far fatica l'infrastruttura. Fino a pochi mesi fa io vivevo a Londra, ci vive ancora mia figlia nello stesso appartamento, nel centro di Londra. Sono 7 anni che continuano a dire che stanno lavorando per far arrivare la fibra, no? Sono 7 anni. Quindi lì operiamo con 16 megabit in download e meno di 1 megabit in upload. Capisci che in uno scenario di questo genere, in questo momento, è tutto estremamente difficile. Quindi non so cosa succederà, ma la cosa ironica è che c'è un mucchio di connettività inutilizzata negli uffici in questo momento e c'è un bisogno drammatico di connettività. Però tutto quello che sta succedendo, che è veramente sismico, quanto stiamo sperimentando sulla nostra pelle purtroppo, in qualche modo porterà a qualche cambiamento, se non dappertutto, se non proprio in tutti i settori che vengono toccati, almeno da qualche parte qualcosa succederà. Questo è quello che mi auguro, ovviamente non in tempi brevi perché è impossibile, ma una forma di reazione ci deve essere, è inevitabile. Grazie, grazie mille Stefano. Stefano Maruzzi, insomma, un vecchio amico, una vecchia conoscenza, ma insomma, da sempre spunti molto molto interessanti, e voltiamo pagina. Allora, siamo qui con Andrea. Andrea è quello che noi nel giro dei tecnici, dei social, insomma, di questo mondo qua, definiamo l'assessore agli eventi digitali, e quindi... è vero, sono stato soprannominato così. E quindi, però, la cosa bella è poterlo avere qua per proprio capire cosa sta succedendo nel mondo degli eventi, intanto per cominciare, sì. Perché lui è il miglior punto d'osservazione.
e poi capire quello che fa lui, perché adesso insomma ce lo spiegherà. Però partiamo prima dagli eventi, cosa sta succedendo, cosa sta succedendo? Sta, come abbiamo visto, dovuto a questo periodo così particolare dovuto al coronavirus, quello che sta succedendo è che tutti stanno buttandosi sull'online. Eventi, alcuni grossi eventi, anche americani, uno su tutti, ad esempio SXSW, Southeast by Southwest, quello che si svolgeva ogni anno, mi sembra da 20 anni a questa parte, ad Austin, è stato addirittura sospeso. Altri si sono trasformati in online, ad esempio ce n'è un altro molto interessante che era Collision, che era sempre, se non ricordo male, a Hong Kong, e in questo caso è rimasto in calendario, però è stato trasformato in evento online, ed è, se non ricordo a memoria, perché ho visto un'informazione che mi è sfuggita. Quello che sta succedendo in Italia è che c'è stato uno spostamento totale dall'offline all'online, da quello che ho potuto constatare. Anche noi abbiamo seguito quest'onda e alcuni abbiamo fatto già un webinar con anche alcuni nostri partner dedicato al remote working, quali sono i tool da utilizzare durante il remote working. È andato molto bene, c'è stata una partecipazione molto alta. Abbiamo avuto 200 iscritti sull'atto pratico, durante l'online erano 120 persone collegate, per cui non male, ecco, come riscontro. Solitamente offline il riscontro, la presenza rispetto agli iscritti è sempre del 50%, quando va bene è del 50%, in questo caso senz'altro molto alta, ecco. Anche altri eventi che ho sentito amici e che hanno organizzato altri eventi, partecipazione alta, probabilmente appunto perché essendo un periodo particolare in cui la gente a un certo punto di vista non sa come passare il tempo, si collega e cerca di acquisire nuove competenze e partecipare attivamente a quello che era una volta la vita offline. Assolutamente. Quanti sono gli eventi che hai segnato per questa settimana, giusto per capire? Per questa settimana penso almeno una cinquantina. Quindi neanche pochi, perché insomma una cinquantina sono un numero cospicuo. Cioè. E invece raccontaci bene le tue attività, perché tu sei specializzato in 3-4 branche, se non vorrei essermi sbagliato. Sì, esatto. Però così mi spieghi bene cosa fai. Sì, sì, io ho una società insieme al mio socio Fabrizio Faracco, siamo una società liquida, nel senso che io sono a Milano e lui a Roma, anche se nell'ultimo anno e mezzo da quando abbiamo fondato la società, lui è più spesso qua a Milano che a Roma, tranne appunto in questo periodo che dunque la società si chiama InSprint e facciamo formazione e consulenza su nuove metodologie innovative. Spiegami brevemente che cosa sono, così bello. Sì. Lego Serious Play è una metodologia che utilizza i mattoncini Lego e permette di risolvere problemi complessi all'interno delle aziende. Quindi utilizzando i mattoncini riusciamo ai partecipanti e a portarli a estrapolare i problemi che ci sono all'interno dell'azienda e a possibili soluzioni all'interno ad esempio di team, piuttosto che è una metodologia tra l'altro senza contenuto, per cui lo puoi applicare a N campi. Per intenderci, l'abbiamo fatta per gli psicologi, l'abbiamo fatta per i medici, l'abbiamo fatta in grosse banche, siamo stati all'estero, l'abbiamo fatta a Dubai, l'abbiamo fatta per le startup, anche perché puoi unire tranquillamente il classico business model canvas e utilizzare alcune parti, svilupparle con Lego Serious Play. L'abbiamo fatto appunto per le startup con Lean Startup Canvas e Lego Serious Play, per cui ne abbiamo fatti veramente tanti da quando lavoriamo insieme. Una seconda metodologia che utilizziamo è Design Sprint. In questo caso Design Sprint è una metodologia che ha inventato Google, che in 4 giorni ti porta dall'idea al prototipo. Ci sono una serie di passaggi da fare ovviamente all'interno del processo e quello che appunto dopo 4 giorni ad avere un prototipo da testare. La terza metodologia che noi utilizziamo è Lean Startup. Lean Startup nasce qualche anno fa per merito di Eric Ries, che è un imprenditore americano che ha scritto anche un libro che si chiama appunto Lean Startup, che è stato tradotto con un titolo abbastanza particolare in italiano che è Partire Leggeri,
non so che... No, no, ma infatti non avevo collegato le due cose, ma poi... Ed è anche questa è una metodologia che permette di validare l'idea. Il nostro workshop, le persone che vengono fanno un classico pitch iniziale in cui spiegano qual è la loro idea e partendo da quella, nei due giorni e mezzo del workshop, li aiutiamo a capire se l'idea può essere realizzata o meno. Cioè se devono fare il cosiddetto pivoting, cioè quindi cambiare certo. strategia rispetto a quello che si erano posti in precedenza. L'ultima metodologia che utilizziamo è il design thinking, che tutti conoscono benissimo, che è un mindset di operazioni di fare per, anche questo, per creare nuovi prodotti. Però chiaramente la domanda su questi tipi di temi continua assolutamente, no? Certo. E come state appunto gestendo questo genere di cose? Immagino che magari l'ego... L'ego è un po' difficile, sì, esatto. In virtuale, ma per gli altri tre mi sembra che si possa, corretto? Gli altri ci andò per spostarci a farlo online. Okay. Faremo online a brevissimo anche un workshop di design sprint per un'azienda che ce l'ha chiesto a seguito del webinar che abbiamo fatto la settimana scorsa. Allora, ultima domanda, che però quella, insomma, la domanda jolly è: come si fa a fare un evento di successo in questo periodo? È una bella domanda. Senz'altro, secondo me, ci vuole un periodo di tempo in cui ci si impegna a fare comunicazione e credo che chi è interessato venga a sapere dell'evento. Quindi sia in maniera organica, utilizzando i propri contatti su Facebook, LinkedIn, Twitter, sia in maniera utilizzando i classici Facebook Ads o Google Ads, per far sì che appunto creare pubblicità e far sapere che l'evento che si sta organizzando un evento. E poi, vabbè, ovviamente anche trovando il target di persone giuste da contattare, invitare personalmente. Per cui ci sono, ecco, queste sono direi i punti principali per poter organizzare un evento di successo. Poi soprattutto anche trovare un argomento in target con quello che si vuole fare. Perfetto, grazie mille Andrea, sono turbato poco tempo, ma ce l'abbiamo fatta, insomma ci siamo seguiti per un po'. Voltiamo pagina e passiamo ad Alberto Colombo. Alberto Colombo di HMD Italia, che poi in realtà porta in commercio i prodotti Nokia, giusto per capire quali sono stati i prodotti lanciati in questi giorni. Diciamo che questa settimana ovviamente lanciamo dei prodotti che erano previsti al lancio durante il Mobile World Congress. E ovviamente per i motivi che tutti noi sappiamo, il Mobile World Congress non è stato fatto e di conseguenza abbiamo definito la data per il lancio e la presentazione, diciamo, al mondo, alla stampa. Abbiamo presentato come primo prodotto, il più importante, diciamo, per il lancio del primo quarter del 2020, il Nokia 8.3. Il Nokia 8.3 non so se è da considerare il nostro high performance da un punto di vista prodotto di fascia alta, ma è sicuramente un prodotto di fascia medio-alta ed è il nostro primo prodotto 5G. Non è il nostro high performer o il prodotto top di gamma, perché secondo me i clienti finali, quando si parla di top performance, si parla di non solo 5G, ma anche forme diverse, con display che si piegano, display che si arrotolano, eccetera, eccetera. Ecco, in questa fase no, preferiamo ovviamente puntare tutto ciò che è la nostra logica tecnologica verso il 5G. Nasce appunto con la logica di poter utilizzare tutte le frequenze 5G. Ed è un prodotto che, secondo me, può essere visto come un prodotto 5G per il futuro. Non è che... Questo non significa che se lo compro oggi o quando meglio arriverà anche a luglio non funziona. Funziona su alcune reti, ha la possibilità di essere utilizzati su rete 5G di altri paesi, ma un domani, quando le reti ci allargheranno, lui è già predisposto, perché utilizza il processore Qualcomm, che è l'ultimo che permette questa ampiezza di frequenza. E il prodotto nasce non solo per fare delle foto a bassa luminosità, foto bellissime,
fatto che non, fatto che mantengono, non sgranano poi quando le vogliamo vedere sul computer, o eventualmente il fatto che si possono lavorare. Ma più che altro quello che vorremmo provare a fare nei prossimi mesi è parlare di questo smartphone come qualcosa che ti può permettere di prendere dei video e lavorare immediatamente dei video, come se diventi un immediato regista. Il piano è quello di legarsi a un noto e famoso film che verrà lanciato nei prossimi mesi, James Bond, appunto per far capire come il nostro cliente finale può fare dei video, lavorarli e metterli subito in rete. Non avete presentato solo un modello 5G, ma avete presentato una serie di prodotti che io chiamo, insomma, Nokia Style. Puoi raccontarceli brevemente? No, allora, come più volte ho indicato, HMD vuole per ogni fascia prezzo dare la miglior proposta. Quindi siamo tornati prima di tutto sulla fascia, diciamo, di primo prezzo, che però anticipo, non è come prodotto il Nokia 1.3, il massimo per la fascia del 99 in Italia. È un prodotto che ovviamente è l'evoluzione del Nokia 1.2. Quindi cosa abbiamo preso? Il Nokia 1.2 era il primo prodotto con Android Go, quindi per noi l'1.3 è l'evoluzione di un sistema operativo Android Go che permette al cliente finale di, anche se non è ipertecnologico, di non dovere per forza prendere un prodotto con tantissimo prodotto che, dove con la massima funzionalità la può avere con un giga solo di RAM. Ci carichiamo Android Go, che è un sistema operativo ovviamente di Google non così pesante, e addirittura abbiamo la possibilità nei prossimi 2 anni di aggiornarlo. Se ci sarà un Android Go 11 e verrà aggiornato come nella stessa logica di un Android. Il prodotto però in Italia ha un sacco di punti di domanda, perché nella fascia prezzo 99 già i nostri competitor, molto apertamente lo dico, utilizzano già dei bici. Dovremmo lavorarci molto noi HMD Italia. Il prodotto però ovviamente rispetto all'1.2, l'1.3 allarga molto il display, viene curato nel layout e addirittura ha questa nuova funzionalità che è Camera Go di Google, che dovrebbe permettere al non ipertecnologico, al non amante, o meglio al non l'esperto della fotocamera digitale o miglior ripresa della fotocamera, le permette di dare degli aiuti per fare delle foto ad alto contenuto e ad alta bellezza. Punto prezzo in Italia ovviamente sarà intorno al 109 euro, adesso bisogna vedere la promozione prodotto. Dipende poi, ovviamente siamo in un periodo particolare. C'è un altro prodotto, il Nokia 5.3, che è un prodotto che entra in una fascia media per noi molto molto importante. Come hai detto tu prima, diciamo, prodotti importanti per il brand Nokia, che sono normalmente quelli che hanno il miglior rapporto qualità-prezzo. La nostra, diciamo che i nostri fedeli sono quelli che reputano, ripeto, il miglior rapporto qualità-prezzo del prodotto. Sicuramente il Nokia 5.3 nella versione 4 giga, che è quella che avremo in Italia, ad un punto prezzo di 2,19, è tra i prodotti con il miglior comparto fotografico per quella fascia prezzo. Beh, comunque è molto curato come prodotto anche lui nelle lenti e nel telefono va a prendersi la foto. Quindi 4 fotocamere, 4 lenti, non sono Carl Zeiss, perché ovviamente le lenti Carl Zeiss aumentano il valore e lavori su fasce prezzo più di prodotti più elevati, vedi l'8.3, però uno dei prodotti che a 219 permette di veramente avere una bella macchina fotografica all'interno. È ovvio che da tenere in considerazione che come prodotto ho comunque un display sopra il 6 che mi permette il massimo utilizzo per tutto ciò che è l'attuale logica di utilizzo di uno smartphone.
Il mondo dei videogiochi è estremamente importante e ho voluto intervistare Talita Malagò, che si occupa insomma per Idea di quello che è il mondo dei videogiochi, l'industria dei videogiochi, quindi a supporto di questa comunità e dell'intrattenimento. Sappiamo che l'intrattenimento con i videogiochi è diventato molto molto importante, gli esports stanno sostituendo di fatto gli sport in questo periodo che lo sport è completamente fermo, e quindi sentiamo un attimino cosa ci racconta Talita. Buonasera Gigi, buonasera a tutti e grazie per l'invito. Cosa sta accadendo al mercato dei videogiochi in Italia? Nel nostro paese il settore segue a grandi linee quelli che sono i trend internazionali, quindi nell'ultimo anno abbiamo visto che alcuni importanti colossi della tecnologia sono scesi in campo con nuove offerte per i nostri consumatori. Dall'altro lato abbiamo assistito ad alcuni attesissimi annunci relativi al lancio sul mercato della nuova generazione di console che avverrà quest'anno. Siamo in un periodo di transizione con un 2019 che però è stato un anno di stabilizzazione e di consolidamento del mercato in Italia come nel resto del mondo. L'hardware occupa una parte rilevante del giro d'affari, anche se si nota un leggero rallentamento delle vendite dovuto all'attesa per l'arrivo delle nuove piattaforme, mentre il software conosce una crescita rilevante, soprattutto per quanto riguarda il formato digitale e in particolare il full game download dalle console. Questi stessi trend si registrano anche per i primi tre mesi del 2020 e nelle ultime settimane sono sicuramente accentuati da quello che è lo stato di isolamento sociale in cui stiamo vivendo tutti quanti in Italia. In questa situazione molto pesante, molto triste e molto anche incerta, se non altro ci fa piacere che i videogiochi possano essere uno degli strumenti attraverso i quali ognuno di noi può rimanere in contatto con i propri amici, con i propri familiari o anche semplicemente per giocare con altre persone e intrattenersi in modo positivo. E quali sono le iniziative? I videogiochi sono diventati una forma di intrattenimento sempre più diffusa tra la popolazione italiana. Secondo il nostro ultimo rapporto, quasi 17 milioni di nostri connazionali hanno giocato più o meno frequentemente ai videogiochi negli ultimi 12 mesi. Quindi di fronte ad una diffusione così ampia e così trasversale per età, per genere, per provenienza geografica, per livello di istruzione, per estrazione sociale, come associazione abbiamo pensato quest'anno di impegnarci in due progetti di responsabilità sociale. Il primo è Game to Human, è una raccolta di storie di persone che con i videogiochi hanno fatto qualcosa di speciale. L'abbiamo lanciato qualche settimana fa e abbiamo già raccontato due storie italiane e una internazionale. L'obiettivo è quello di dimostrare come i videogiochi possano avere un impatto positivo sulla società, sull'educazione, sulla cultura. Questo per noi è un obiettivo molto importante. Il secondo progetto andremo ad annunciarlo tra qualche settimana. Si tratta del lancio di un portale dedicato alle famiglie dove il nostro obiettivo sarà quello di fornire tutte le informazioni necessarie per comprendere al meglio il mondo dei videogiochi, che per diversi genitori, educatori, insegnanti spesso è abbastanza sconosciuto. Per fare questo ci siamo ispirati ad alcuni modelli già realizzati con successo all'estero, in particolare in Inghilterra con Ask About Games, in Francia con Pédagogie. Speriamo di poter riuscire a lanciarlo al più presto e di darvi notizie in questo senso. Grazie mille, buonanotte. Grazie Talita e voltiamo pagina. Bene, grazie, siamo giunti al termine anche di questa puntata di Late Tech Show. Il Late Tech Show lo troverete sulla piattaforma di Facebook, su Instagram, ma poi le pillole un po' su tutti i social. E quindi fateci sapere cosa ne pensate, se in qualche modo vi ha colpito comunicatecelo, condividetelo ovviamente, e poi arriverà anche il podcast e poi ci saranno anche le pillole, insomma. Per il momento insomma è tutto per questa puntata, grazie mille, e come sempre, anche come settimana scorsa, lascio l'ultima parola
a Gianluigi Bonanomi e parliamo ancora una volta di LinkedIn e andiamo a vedere un altro problema. Grazie e buonanotte. E ho voluto creare questo video per spingerti a usare uno strumento che è molto importante, ma che molti hanno un po' di remore a usare, che è quello delle segnalazioni. Innanzitutto cosa sono? Beh, le segnalazioni sono sostanzialmente delle testimonianze che delle persone, che possono essere dei colleghi, dei clienti, dei fornitori, lasciano sulla tua pagina e dove si espongono, mettono la propria faccia, ci mettono la faccia, mettono il nome, il ruolo aziendale e scrivono un testo che riguarda le tue capacità poi vedremo anche che cos'altro può riguardare, però sostanzialmente io voglio convincerti a usare questo strumento e quindi ho voluto fare questo video per raccogliere 5 motivi molto importanti per i quali vale la pena appunto usare lo strumento e chiedere le segnalazioni. Allora, il primo è che sostanzialmente siamo nell'era delle recensioni, dei TripAdvisor, delle diciamo testimonianze di persone, per esempio clienti su un determinato servizio o acquirenti su un determinato prodotto che ci convincono eventualmente a comprare e forse la testimonianza dei nostri pari è più importante della comunicazione di chi quel prodotto o quel servizio vende. È un po' come quando vai su Amazon, non so tu, ma io per esempio non guardo più tanto la scheda di prodotto, magari il prodotto lo conosco già, penso per esempio a un libro, ma voglio andare a vedere che cosa ne pensano le altre persone. Tra l'altro c'è gente che si impegna veramente, a parte che c'è gente che ci guadagna facendo le recensioni, ma c'è gente che si impegna veramente, per esempio su un prodotto di tecnologia ti fa l'unboxing, cioè proprio scarta, apre la scatola e ti dice: ah, mi aspettavo di trovare quel cavo, invece non c'è, ho provato questo prodotto e dopo un'ora scalda troppo, inutilizzato. Sono tutte informazioni fondamentali. È chiaro che le recensioni possono essere anche false. Nel caso di LinkedIn invece io non sto chiaramente recensendo nessun prodotto, nessun servizio, ma sto semplicemente facendo in modo che non sia io in modo molto ego riferito e autoreferenziale a dire sono bravo, sono bello, è un altro che dice no, guarda, il suo lavoro è preziosissimo perché funziona, perché risolve problemi e via dicendo. Quindi è una sorta di chiamiamolo così, recensione, testimonianza di un'altra persona che ha lavorato con te. Quindi è molto importante in questo momento dove nella comunicazione digitale tutti puntano alle testimonianze. Il secondo motivo per cui vale la pena chiedere una testimonianza è un po' più fine. Nell'ultimo libro di Cialdini, che si chiama Persuasione, lui spiega quali sono i vantaggi della attenzione canalizzata. Lui la chiama così, cioè mantenere fisso il centro focale, in qualche modo coinvolgere le persone affinché valutino me vuol dire essere al centro dei loro pensieri per quantomeno per un attimo, e quindi se è importante comunque mantenere la mia comunicazione alta, se è importante fare comunicazione in termini di personal branding, quanto è importante che un'altra persona si relazioni con me, addirittura dovendomi dare, non dico un giudizio, ma una testimonianza. Quindi l'attenzione focalizzata vuol dire rimanere nella testa della persona e quindi creare magari anche un legame. Il terzo motivo per cui una segnalazione è fondamentale è che spesso, se ben gestita, è un caso di successo. Allora, io ho raccolto un sacco di testimonianze, alcune sono meno potenti perché se mi dicono Gianluigi è bravo a fare i corsi, a me non serve a niente. Se invece voi mi dite io non sapevo usare un determinato strumento come LinkedIn, ho fatto il corso con Gianluigi, adesso ho aumentato il social selling index, ho trovato clienti, chiaramente io con quello vendo, quindi diventa un caso di successo che però non sto raccontando io, ma sta raccontando chi non soltanto mi ha dato dei soldi per fare il corso, ma è anche talmente contento che ha voluto darmi una testimonianza. Quindi molto potente dal punto di vista, diciamo, promozionale. La quarta cosa è che tutto sommato quando io chiedo una segnalazione, magari dopo un corso, sto in qualche modo creando una relazione, perché tutto sommato sto chiedendo un favore che poi restituirò, parte magari la possibilità, ripeto, di creare un incontro, una relazione, di tenerci in contatto, e quindi questo diventa secondo me importante nell'era dei social, dove appunto il networking è la cosa forse più importante, figuriamoci su LinkedIn. La quinta cosa è un po' più filosofica, prima abbiamo visto dal punto di vista psicologico, la cosa filosofica è sul tempio di Apollo a Delfi c'era una scritta che era conosci te stesso. Ecco, da questo punto di vista io mi sono sorpreso leggendo quello che la gente scriveva di me, perché a volte ho scoperto delle cose che non avevo mai focalizzato, e quindi sostanzialmente scopro come mi vedono gli altri, ed è molto importante sapere come ti vedono gli altri, perché soprattutto se stai facendo comunicazione, stai facendo personal branding,
branding, come arriva la tua comunicazione è determinante. E quindi sapere, magari in modo ufficiale, per iscritto, qual è il feedback su di te, diventa molto importante anche per conoscere te stesso e magari scoprire anche che c'è la possibilità di migliorarsi, per carità. È molto difficile chiaramente che le segnalazioni siano delle critiche, anche perché tu tra l'altro potresti in qualche modo censurarle nel momento in cui ti arriva una notifica, vedi la segnalazione prima di pubblicarla. Però altrettanto vero, ripeto, che questi 5 motivi ti fanno capire quanto è potente questo strumento e quanto arricchisce il tuo profilo LinkedIn.